fa Aristotele stesso in un passo che poi citerò, ecco, a fronte piuttosto alta, diciamo, insomma, della stempiatura, in qualche modo, lo stesso poeta autoironizza su questa sua caratteristica fisica. Ecco, Aristofane ci trasporta in un mondo totalmente diverso rispetto a Sofocle e a Euripide. Non stiamo più a parlare di tragedia, ma della commedia, e in particolare della commedia cosiddetta Caia, la commedia antica. Per tradizione la critica suddivide la storia della commedia greca in tre periodi, quella antica, quella di mezzo e quella nuova. Quella antica è diffusa per il V e i primi decenni del IV secolo, e il suo principale rappresentante è appunto il nostro Aristofane. Il suo principale rappresentante è il nostro Aristofane. Negli esempi di commedia antica arrivati fino a noi si mescolano due matrici diverse. Da un lato abbiamo un elemento rituale e popolare, mutuato da quegli spettacoli carnacialeschi, farseschi, di devozione popolare, che erano più connessi al ciclo della regenerazione, la morte e la rinascita della natura. Ecco, già Aristotele ne conosceva la base della commedia rappresentata in teatro, appunto queste forme di devozione popolare. E in particolare nelle commedie di Aristofane ci sono diversi elementi che sono mutuati da queste rappresentazioni, ad esempio il tema, che è proprio quello alla base del carnevale, il mondo alla rovescia, il motivo degli animali parlanti, il motivo rituale del rito di passaggio, il motivo rituale del farmacos, cioè del capo espiatorio, che è proprio alla base delle trame della commedia di Aristofane. Ecco, d'altra parte, nella commedia aristofanea abbiamo anche una matrice ufficiale e più strettamente letteraria, quella indicata sulla slide al punto 2. Questo perché, così come la tragedia, anche la commedia viene rappresentata in agoni dedicati, dove si sfidano commediografi diversi, e così come il miglior tragediografo dell'anno riceveva la corona tragica, ecco, il miglior commediografo riceveva l'alloro per la commedia. Allora, per mettere a confronto tragedia e commedia, verosimilmente non basterebbero anni di lezioni monografiche, però diciamo, proprio in via del tutto schematica, e anche per fare riferimento a quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse, con la tecnologia di fila del discorso, abbiamo visto che la tragedia è ambientata nel mondo del mito. Abbiamo visto rispettivamente l'incontro sulla saga di Edipo, quindi la saga degli Antacidi, e nell'altro incontro le vicende di Era, che è quindi forse il più famoso degli eroi del mito greco. Ecco, per contro, la commedia è ambientata direttamente nella realtà quotidiana cittadina. Ecco, naturalmente c'è una trasposizione comica, una trasposizione in farsa della realtà cittadina, ma non viene usato il filtro del mito per parlare del presente. Questa è una prima differenza che balza agli occhi del lettore. Una seconda differenza è il ruolo del protagonista, diciamo più in particolare le possibilità di azione del protagonista. Abbiamo visto negli incontri dedicati alle tragedie che, per quanto riguarda l'eroe tragico, sostanzialmente i problemi nascono perché c'è un problema sul piano etico-morale. L'eroe capisce che è impossibile valicare un determinato limite sul piano etico, e la tragedia nasce per il dolore di fronte a questo limite, o perché inavvertitamente questo limite viene superato e quindi sgorga una serie infinita di guai. Pensate per esempio al limite del parricidio e dell'incesto, torna pure vuoto tutta la storia di Edipo, e Edipo, pur non sapendo di uccidere suo padre e sposare sua madre, compie esattamente questi due crimini, e tutta la seguente vicenda di maledizioni sulla stirpe deriva esattamente da questo problema, e l'atto violento contro i consanguinei è anche alla base dell'era, perché voi vi ricorderete, appunto abbiamo detto la lezione scorsa, che Eracle vorrebbe suicidarsi perché si rende conto che in preda alla follia ha ammazzato la moglie e perfino i figli.
ecco, l'eroe tragico non può superare questi limiti di fronte a un problema che non si può risolvere, di fronte a quello che non può sciogliere. Abbiamo visto in questo senso la forte innovazione di Euripide, che invece ci propone un tipo di eroismo fondato sull'accettazione anche della vergogna e sull'accettazione dei problemi. Ecco, tutto questo nella commedia lo potete dimenticare, ecco, se vogliamo la commedia è più ottimista, lascia molto più spazio all'azione per i protagonisti. Perché l'eroe comico può modificare la realtà cittadina rompendo i limiti, gli schemi del mondo reale, dando libero sfogo alle sue capacità di azione anche nei limiti del codice morale. Spesso abbiamo dei protagonisti che sono un po' dei birbanti, si parla del trips, cioè proprio appunto il briccone di vino. Alla fine della trama si assiste alla rinascita della realtà che parte da una situazione di crisi e vede questa crisi risolta proprio grazie all'intervento dell'eroe comico. Quindi due mondi assolutamente diversi, e se voi avete occasione di leggere I Cavalieri, magari dopo aver letto una, almeno una delle tragedie su cui ci siamo soffermati, vi renderete conto della diversità radicale del tono e dei presupposti per cui tragedie comiche sono scritte. Poi chiaramente all'Inda sono associate, noi le associamo con lo spettacolo teatrale, ma si tratta davvero di un mondo diverso. E dicevo della commedia antica, di cui molto brevemente ho stilizzato alcuni tratti, il principale rappresentante per noi è il nostro Aristotele. Aristotele esordisce giovanissimo, quando aveva una ventina d'anni, nel 427, e era troppo giovane per poter partecipare con il proprio nome, perché era ancora di sotto del limite ufficiale, volgare, di età. E quindi affida le sue prime due commedie a un prestanome. Lui le scrive e le fa presentare sotto il nome di Marco. E tenete a mente questo particolare perché ritornerà più avanti nel discorso. Ecco, di queste due commedie noi conosciamo soltanto i titoli, una è I Banchettanti, l'altra I Babilonesi. Ecco, in particolare è importante per il nostro discorso sui cavalieri questa seconda, perché si racconta che nei Babilonesi Aristotele attaccasse Cleone. Cleone era l'astro nascente dell'ala radicale del Partito Democratico, era per così dire un vicino di casa di Aristotele stesso, perché provenivano entrambi dallo stesso vicino attico, quindi diciamo dallo stesso quartiere, ecco insomma che si è trovato. E vedremo più avanti, a proposito dello sfondo storico dei cavalieri, che cosa fa Cleone e che cosa Aristotele non piace. Diciamo che Aristotele sta sulla linea dei democratici moderati, degli aristocratici democratici. Cleone invece è il campione della democrazia radicale, uno di quei demagoghi che poi si succederanno negli ultimi anni della guerra del Peloponneso, un po' alla guida della città. Ecco, Cleone prende molto male l'attacco del giovane commediografo, tanto che gli intenta un processo. Aristotele, d'altra parte, non rinuncia a bersagliarlo, perché appunto nei Cavalieri, che data nel 424, ripropone i suoi attacchi contro Cleone. Vediamo che anzi la ragione d'essere dei Cavalieri in commedia è precisamente quella di attaccare Cleone. I Cavalieri vincono il lavoro comico di quell'anno, e diciamo che da quel momento Aristotele ottenne una specie di immunità dovuta al suo grande successo presso il pubblico ateniese. Per cui diciamo che da quel momento in avanti lui continua ad attaccare Cleone impunemente. Ecco, d'altra parte, nelle sue commedie sono davvero pochi i personaggi di spicco del tempo che si salvano dalla rappresentazione, in qualche modo che cadono nel ridicolo. Ecco, questo attacco a Cleone ci rimanda a quello che appunto trovate indicato nella slide come un ostico moderno.
vale a dire The Reader, cioè chiamo trattare una commedia, con modelli, o una stream per nome. Ecco, questa è una caratteristica essenziale della commedia antica. Allora si definisce chiamando proprio con il nome proprio, oppure usando un travestimento, ma molto molto trasparente, insomma, in modo che sia comprensibile a tutti di chi in realtà si sta parlando. Ecco, questa è una delle caratteristiche di fondo della commedia antica, e la ricorderemo tutto Aristofane, eccezione fatta per le sue ultime due commedie, vedremo poi perché, ed è una caratteristica che la commedia antica mutua dal giallo, quindi dalla lirica a carica dei secoli precedenti. Ad Aristofane dobbiamo un totale di 44 commedie, e soltanto un quarto è giunto fino a noi. Nella prima fase abbiamo i nostri cavalieri, che appunto analizzeremo poi nel dettaglio, e all'anno precedente, 425, risalgono gli Acarnesi, che trattano di una pace separata fra Diceopoli, che era un cittadino di Demo di Acarne, e la città di Sparta. Una delle convinzioni politiche di Aristofane è che Atene dovesse fare la pace con Sparta, che la guerra del Peloponneso dovesse finire. E c'è questo filo rouge che unisce un po' tutte le sue commedie all'argomento più politico. Le commedie della prima fase si caratterizzano per una struttura chiaramente bipartita e anche in qualche modo asimmetrica, perché c'è una prima parte che è quella in cui si svolge l'azione vera e propria, e una seconda parte che mette in scena che cosa succede all'azione conclusa, quindi c'è una sorta di appendice all'azione. Questo si nota molto bene nei cavalieri, lo abbiamo fatto in analisi, cioè c'è una specie di appendice all'azione per cui varie scene si susseguono esemplificando il nuovo che è migliorato rispetto a prima. Succede invece nella prima parte. Allora, si parte da una situazione di crisi. Il protagonista della commedia constata che la sua comunità, che è sempre specchio della terra contemporanea, si trova in una situazione di crisi, di infelicità, di conflitti, di degrado. Ecco, a fronte di questo quadro, il protagonista escogita un'idea fantastica, molto divertente da seguire nel suo dipanarsi, per porre rimedio a questa crisi. E qua c'è il secondo dei tratti caratteristici della figura mitico-rituale del trickster, che dicevo prima, il briccone. È una figura che spesso agisce ai margini dell'etica, mostrando un'inventiva, un'astuzia fuori dal comune, e proprio per questo suo rispettare e non rispettare il codice morale riesce a porre rimedio alla situazione di crisi iniziale. Ecco, un esempio di trickster che tutti voi conoscete è quello di Prometeo, che ruba il fuoco agli dei, quindi in un certo senso è da condannare in quanto ladro, ma che con questo suo gesto consente lo sviluppo dell'umanità, grazie a questo ritrovato tecnologico. Ecco, se il protagonista è un trickster, l'antagonista può essere definito un farmaboss, appunto un capo espiatorio. Questo è un termine che poi è entrato anche nell'uso comune dell'italiano e che indica la persona che viene considerata responsabile dei mali e che deve essere allontanata o con uccisione o insomma appunto allontanata dalla città o simbolicamente con una cerimonia di tipo rituale, e che allontanando il farmacos, grazie alla sua, tutti i problemi si risolvono ed è dunque possibile la patogenesi. E con lo scopo delle commedie politiche, sociopolitiche di Aristofane è precisamente quello di descrivere una patogenesi, una rinascita della società ateniese relativamente all'aspetto che di volta in volta viene preso in considerazione specifica nella commedia. Ecco, passando alla seconda fase, diciamo che la struttura resta bipartita, ma è un po' più organica, nel senso che l'azione continua a svilupparsi, a riempire la trama fino alla fine. E
confinava con la semplificazione dell'ordine costituito, non risulta più come fosse aggiunto un po' a posteriore, quando si trattasse di una pedice. In questo caso abbiamo Lucone, che è una satira contro Socrate, quindi uno dei protagonisti della cultura, della vita culturale del tempo. Poi le Vespe sono una satira nuovamente contro Cleone e contro la mania dei processi. Ecco, dilagarono ad Atene anche perché i giudici popolari erano pagati. Cleone, da buon demagogo, proponeva sempre di annullare lo stipendio di questi giudici popolari. Qualcuno sorride, potrebbe esserci dei parallelismi con l'autorità, ma essendo on camera, mi rifiuto di farli, magari a telecamera spenta. Dicevo appunto, Cleone prometteva sempre di annullare il lobo per i giudici popolari, e quindi ogni scusa era buona per intentare un processo e oppure cercare di assistere con giudice e processi di fatto. Ecco, poi con la pace, e vabbè, titolo è trasparente, si riferisce appunto a questa linea politica di Aristotele, che vuole la pace di Atene e Sparta. Il protagonista è Trigeo, un contadino, che si fa trasportare sull'Olimpo e chiede agli dèi di intervenire loro in quel modo che pacifichino le due parti in causa. Poi abbiamo gli uccelli, in cui ci sono due ateniesi che vogliono fondare insieme agli dèi una città che sia sospesa tra terra e cielo e che sia una città senza guerra. Poi abbiamo le donne della Tesmofoglia, che è una satira contro i bimbi. Le donne alle feste delle Tesmofoglie destano la preoccupazione di Euripide, perché lui ha paura che le donne possano vendicarsi di lui per tutte le cattiverie che lui ha scritto contro di loro nelle sue opere. E quindi cerca di assistere a queste feste, cerca di vedere che cosa succede, insomma, in compagnia di Agatone, che è un altro tragico, e un suo parente. Poi abbiamo la Lisistrata, che descrive le donne greche con scopo di ottenere la pace tra le Sparta. E poi abbiamo le rane, che insomma ho già citato numerose volte, questo mi pare sia Euripide. Poi abbiamo le donne in assemblea, e che riflette sul fatto che le donne si riuniscono in assemblea, prendono per una volta loro le regni dell'assemblea cittadina, con lo scopo di creare un nuovo ordine in comune dei beni, mettere tutto in comune, e non abolire la vita privata, insomma, e dividere per conto la potenza scampata alla guerra. E l'ultima di queste commedie, Pluto, è una favola sulla ricchezza, come dice tutto lo stesso. Con queste ultime due commedie che ho citato appartengono alla terza fase. E soprattutto il Pluto comporta un viraggio verso la commedia di costume. Sono simili a quelle tragedie di intreccio che abbiamo visto con Euripide, no? Quelle vicende mirabolanti dominate dai colpi di scena, dai capricci della sorte. E che in qualche modo quelle tragedie di Euripide e queste commedie dell'ultimo Aristofane possono essere considerate gli incidenti della commedia nuova di Menandro. Ecco, però noi oggi non parliamo di Menandro, lo dico soltanto perché questo è qualcuno che vuole leggere ad esempio il Pluto, o magari per leggere di Euripide, l'Oreste, Etra, Elena, Ione, ecco, troverà le radici per la commedia nuova che poi ha influenzato tutta la produzione del teatro romano. Ecco, ma avviciniamoci un po' ai Cavalieri. I Cavalieri sono una commedia che viene rappresentata alla fine del 424, che è un anno molto ricco di eventi, e noi abbiamo la fortuna di conoscere questi eventi proprio nel minimo dettaglio, perché ce li riferisce Tucidide nel quarto libro delle sue storie. Ecco, l'evento decisivo di quell'anno di guerra, proprio a proposito di colpi di scena, di capricci del caso, ecco, nasce quasi per caso, perché la flotta ateniese, con a capo uno stratega chiamato Demostene, ecco, ricordatevi questo nome perché non torna, era diretta verso la Sicilia, però faceva molto tempo e a causa delle avverse condizioni di meteo deve sbarcare a Pilo in Messenia,
giù al fondo del pilone. Demostene si adopera per sfruttare a proprio vantaggio le circostanze appunto volute dal caso. Infatti decide di far fortificare il promontorio di Pino lo trasforma in un avamposto capace di minacciare da vicino Sparta, e poi lascia a guardia di questo avamposto una guarnigione con segnali. Allora, gli spartani, molto allarmati di fronte a questa incursione degli Ateniesi nel territorio del Peloponneso, accorrono con 600 navi e sbarcano a Sphacteria, che è un'isola di fronte al porto di Pino, un'isola proprio immediatamente prospiciente a Pino, che impedisce l'accesso al porto. Su queste navi trovano posto circa 400 griti. Ecco, a questo punto Demostene chiede e ottiene rinforzi dalla flotta ateniese, che era in stanza a Zacinto, e scoppia una battaglia ferocissima che costituisce uno dei successi più eclatanti degli ateniesi in tutta la guerra del Peloponneso, perché gli ateniesi riescono a intrappolare quella guarnigione di griti spartani che era in stanza Sphacteria, e questo è molto importante perché tra questi ucliti si trovavano moltissimi dei giovani spartiati, cioè quei giovani della classe superiore, tra i particolari della società spartana, e quindi giovani che costituivano un'ossatura aristocratica e militare della città di Sparta. E siccome Sparta era molto restia ad ampliare i diritti di cittadinanza ad altri che non fossero gli spartiati, ecco, questo rappresenta un grave problema, perché buona parte della sua elite dirigente si trovava di fatto prigioniera alla ricerca degli ateniesi. Allora, Sparta senz'altro è nei guai, perché se quei giovani spartiati fossero caduti nelle mani degli ateniesi, si sarebbe trovata senza classe dirigente, senza stato maggiore dell'esercito. E quindi decide di intavolare con Atene delle trattative, consapevole di essere in una posizione di assoluta debolezza. Ecco, se Sparta è nei guai, però va detto che Atene è nel caos, perché le diverse fazioni all'interno del Partito Democratico hanno idee diverse su come sfruttare questa posizione di forza in cui Atene, un po' per caso, un po' per abilità, si è venuta a trovare. Allora, abbiamo l'ala degli aristocratici democratici e moderati, quella a cui apparteneva Tucidide, che è l'autore di queste storie, a cui diciamo può appartenere il nostro Aristofane, a cui apparteneva Nietzsche, che era il capo di questo partito politico, per dire, vorrebbe stipulare la pace con Sparta, quindi evitare di andare avanti nelle ostilità e di distruggere la città nemica, ottenendo però in cambio che appunto cessasse una guerra che stava fiaccando la resistenza economica degli ateniesi, soprattutto perché ogni anno dal Peloponneso l'esercito spartano compiva dei razzi terrattica devastando le pianure e quindi riducendo la città alla fame. Infatti quello della scarsità di viveri, della povertà, del desiderio di mangiare, del desiderio di ritrovare vicini al buon mercato si ritrova in tutte le comuni di Aristofane negli anni della guerra del Peloponneso. Quindi i moderati hanno l'idea di accettare la pace, perché questo sarebbe anche a vantaggio di Atene. Naturalmente in questo modo non si schiaccia Sparta, ma si ottiene un vantaggio per tutta la città. Ecco, ci sono quelle democratici radicali, appoggiate dal nostro Cleone, con il nostro Cleone che vedete qui in ritratto, non so se guardare in mente di chi parliamo, che invece si oppongono fortemente all'accordo. E questi denunciano l'inerzia di Nietzsche, degli strateghi, fra cui Demostene, e sostengono che l'assedio di Sphacteria andasse portato fino in fondo, proprio fino alle estreme conseguenze, e Cleone in assemblea fa una promessa provocatoria, perché afferma che insomma gli altri non sono dei veri uomini, che se solo avessero affidato lui il comando, in 20 giorni avrebbe risolto la questione.
Allora, a questo punto che cosa fa Nietzsche? Pensa che il suo avversario politico sia beffato e dice che bella posta al comando di un'operazione. Perché, come ci riferisce Tucidide in un'analisi molto acuta sia dal punto di vista politico, storiografico, sia proprio anche dal punto di vista psicologico, Atene avrebbe comunque avuto un vantaggio da questo fatto che il comando della spedizione era ceduto a Cleone. Se Cleone, cosa che a parlare di Nietzsche era molto improbabile, avesse vinto, per Atene ci sarebbe stata una vittoria. Se Cleone avesse perso, Atene si sarebbe liberata di questo pericoloso demagogo. Ecco, cosa succede? Che Cleone vince, ottiene una vittoria eccezionale, con l'aiuto decisivo, però, ecco, questo è un punto importante da tenere a mente, di quel Demostene che fin dall'inizio era stato comandante della flotta, che aveva guidato i primi momenti della fortificazione di Pio, e che anche nel corso di questa spedizione decisiva appunto da Cleone aveva approfittato del fatto che Aspatteria era scoppiato un incendio che aveva distrutto la vegetazione per combattere corpo a corpo con gli ubriachi spartani. Cosa succede? Quindi che Cleone e Demostene vincono appunto in maniera del tutto inaspettata e trionfale, e con lungimiranza, riconosciuta anche dal loro avversario Tucidide, decidono però di non uccidere gli spartiati fatti prigionieri, perché si rendono conto che sono molto più preziosi da vivi che da morti, e costituiscono una moneta di scambio molto importante per trattare con Sparta le condizioni di pace e le posizioni di forza. E il Cleone, questo ce lo riferisce Tucidide, mantiene la sua potestà elettorale, perché anche nei limiti cronologici, perché esattamente al 20° giorno, quando aveva ricevuto il comando della spedizione, lui porta ad Atene questi giovani spartiati, sconfitti. E per Sparta un danno di immagine incredibile. E voi tutti sapete che il nucleo della propaganda spartana è l'immagine della madre che dice al figlio: torno con questo, su questo. Quindi, secondo la propaganda, i figli di Sparta dovevano o vincere in battaglia, preferibilmente, oppure morire e tornare appunto cadavere sullo scudo. Ecco, questi qua invece disgraziatamente si arrendono e le loro armi vengono dedicate da Cleone nella sua vicina, che è un porticato dell'Acropoli. E anche questo diventa la mente perché è un punto che ritorna nei cavalieri. Ecco, per Atene chiaramente è un momento molto positivo, perché appunto probabilmente è il momento in cui Atene si trova più vicina alla vittoria schiacciante nel corso della guerra del Peloponneso. E lo stesso vale per Cleone, che esce vincitore su un doppio scontro, diciamo, politico interno con Nietzsche e medico esterno con Sparta. Quindi, di fronte a quello che era già stato un suo avversario un paio d'anni prima, all'apice del suo successo, cosa pensa di fare il nostro Aristofane? Scrive una commedia che nasce proprio con l'intento di screditare la stella di Cleone. Ed è interessante che questa commedia fu accettata con molto favore da parte del pubblico, quindi sì, senza dubbio la stella di Cleone era molto luminosa, ma evidentemente Aristofane riesce a essere persuasivo. Ma non era facile, ho fatto questo excursus storico, intanto perché la commedia di Aristofane è indissolubilmente legata alla storia, la guerra del Peloponneso veramente cambia le carte in tavola non solo di anno in anno, ma quasi anche di quadrimestre. E poi mi sembra una premessa imprescindibile per capire quello che poi si dice nella nostra commedia. Allora, i personaggi che vi ho nominato dell'excursus storico si ritrovano pressoché tutti sulla scena dei cavalieri. Allora, abbiamo la persona a casa del quale si svolge l'azione, un vecchio che si chiama Deimos, cioè popolo. Allora, Deimos anche nella Grecia antica poteva essere sia il nome comune per indicare il popolo, sia anche un nome proprio di persona.
E Aristofane gioca con molta abilità e con notevole verve su questo doppio piano, perché la commedia viene presentata da un certo punto di vista come una lite fra vari servi di Delos, perché alcuni accusano altri di manipolare il padrone e si adoperano per entrare loro invece nelle grazie del vecchio padrone. Spesso e volentieri però si rompe il piano della finzione scenica e si passa dal piano della commedia, quindi si scopre il litigio tra i servi per diventare i favoriti del padrone, al piano reale della soluzione politica ateniese, in cui Demos è invece il popolo e in cui i servi sono tutti gli uomini politici che appunto dovrebbero servire il popolo nel migliore dei modi. I principali esponenti delle fazioni di Moriste in campo ritornano anche qui nei cavalieri, perché allora i primi due servi che arrivano sulla scena si chiamano precisamente Nicia e Demostene, quindi sono ovviamente uno il capo partito dei moderati e l'altro lo stratega di partito. E poi abbiamo Paflagone. Allora, Paflagone altro non sarebbe che l'alter ego di Cleone, perché a un certo punto Cleone viene chiamato per nome. E poi è chiaro che si tratta di lui, perché allora, la famiglia di Cleone non era una famiglia aristocratica, altisonante, come quella degli altri nomi, per dire. E discendeva dalla famiglia di mercanti che si occupavano del commercio di uova. Per cui in effetti Paflagone è il tuo diavolo. L'unica persona che potrebbe, diciamo che Demostene e Nicia, quindi gli altri due servi, hanno sì senz'altro la possibilità di confrontare, di lamentarsi, di piangere sulla situazione, ma è chiaro che non hanno armi per battere Paflagone, e per questo Aristofane mostra un notevole realismo, ma fa Paflagone senza dubbio il suo nome preferito. Per batterlo serve un servo ancora peggiore di Paflagone, un servo che sa che battere Paflagone con i suoi stessi difetti, amplificando i suoi stessi difetti. E lo troviamo nel salsicciaio. È una persona che rimane senza nome, non è identificabile in nessuno degli attori sulla scena politica del quinto secolo. E c'è un appunto se Paflagone, con riferimento alle radici mercantili della famiglia di Cleone, lavora nella goccia delle pelli, la persona che lo sconfiggerà, appunto, è logico che non faccia parte dell'aristocrazia, ma sempre appartenga all'ambito del commercio. Ed è anche significativo che si scelga una professione che letteralmente sappia far gola al pubblico, che salsisce e quindi ritorna al tema della fame, della carestia, degli anni della guerra. Ecco, possiamo vedere più vicino la trama. Adesso vi ho presentato i personaggi. Allora, la trama si apre con Nicia e Demostene sulla scena. E i due sono molto timorosi e si lamentano di una situazione che non li rende contenti, ma all'inizio non voglio spiegare di che cosa si tratti. E questa ritrosia viene sfruttata così, insomma, per scopi comici, perché Aristofane inserisce una citazione dell'Ippolito di Euripide. E ad un certo punto Nicia confida le mostre di non avere il coraggio di prendere la parola per spiegare al pubblico che cosa, quale sia la ragione dei ornamenti, e afferma: come potresti dire tu quello che dovrei dire io? E questo è il verso che nell'Ippolito Fedra dice alla autrice subito prima di confessare un segreto terribile, qual era il suo amore per il figliastro Ippolito. E che qui inizia a dar via alla commedia riprendendo precisamente queste parole, e che fanno capire che Nicia sta per comunicarci un grande segreto, sta per comunicarci una cosa di molto importante come era l'amore di Fedra per il figliastro, e c'è appunto un effetto immediato di spagnamento parodico in cui il bersaglio è ancora una volta
rapido utile. Insomma, evidentemente Aristofane non si risparmia quando si tratta di attaccare. Ecco, qui il problema non è un amore incestuoso, ma è che il padrone, questo vecchio Deimos, ormai è un burattino fra le mani di Paflagone, quindi l'altro di Creone. Paflagone che lo manovra come crede e ottiene da Deimos tutto quello che vuole. E il favore guadagnato da Paflagone viene presentato come un dato di fatto, perché in effetti così stanno le cose in quel momento sul lavoro politico. Ma Aristofane, con molta abilità, presenta anche questo favore come non del tutto meritato e ritorna a parlare dei fatti di Pino, che abbiamo riassunto prima. Perché il servo dimostra e dice: ma insomma, Paflagone si appropria dei miei meriti. Per esempio, l'altro giorno io avevo impastato per il padrone una focaccia laconica a Pino. Ecco, c'è un riferimento alla vittoria contro Sparta, appunto, nel corso della serie Spartelli. E lui, non so come, me l'ha sgraffignata in un blitz e me l'ha immandita. Ma l'avevo impastata io. E quindi c'è questa allusione, infatti, di Pino molto trasparente, e Aristofane, con abilità, riesce a insinuare. Cioè, non smunisce quello che per Atene era stato il merito di trionfo, ma insinua che in realtà il merito di questo trionfo non fosse di Cleone, ma aspettasse a Demostene. Quindi la focaccia non è stata preparata da Cleone, ma da Demostene in servo. Questa strategia di discredito è molto abile, viene ripetuta diverse volte nel corso della commedia, per esempio un po' uno dei luoghi dei topi ricorrenti. E insieme a questo c'è anche un altro punto su cui Aristofane si appunta con sospetto. Vi ho detto che gli studi degli Spartiati erano stati dedicati, appunto, praticato ai piedi dell'Acropoli. Ecco, a bella posta questi studi sono stati dedicati, ma non è stata tolta l'imbracciatura. Diciamo che dedicare un'arma soprattutto il fatto che quest'arma non venga usata mai più, quindi bisognerebbe renderla inoffensiva. Però questi studi erano ancora le procedure, cioè potevano ancora essere presi e quindi in qualche modo utilizzati. E Aristofane insinua negli spettatori il dubbio, ecco, che in qualche modo Cleone, avendo dedicato gli studi nell'Acropoli, in realtà li voglia minacciare, che se non faranno quello che vorrà lui, questi studi sono di belli pronti per essere imbracciati dai suoi seguaci. E quindi c'è questa strategia, appunto, molto, molto astuta, molto puntuale di discredito. Ecco, chi può salvare Demos da Paflagone? Come dicevo, soltanto un servo, e che fuori dalla funzione pubblica, un politico che sia peggiore di Paflagone. Ecco, questo viene annunciato, questo dimostra i nemici lo sanno con certezza perché avevano chiesto aiuto a un oracolo che aveva risposto, appunto, cercare una persona peggiore di Paflagone. E dimostra i nemici hanno trovato il loro candidato ideale, appunto, con Salsicciaio, di cui vi parlavo prima. E quando Salsicciaio entra in scena, lo accolgo con tutti gli onori, prospettandogli a quale gloria e quale guadagno avrà il mondo quando finalmente diventerà il capo della città al posto di Paflagone e Cleone. I primi onori che gli prospettano sono quelli, diciamo, del servo preferito di casa, ma poi è interessante che il discorso si sposta da un piano all'altro, perché a un certo punto loro dicono: quello che dovrebbe essere un servo, c'è cioè, pranzerai nel Pritaneo insieme ai magistrati e gli ospiti stranieri più illustri, quindi è chiaro che si passa dal piano della commedia a quello della realtà politica. È interessante che nel Salsicciaio viene tracciata una specie di identità alla rovescia, e questo è un politico ideale fra molte virgolette, perché Salsicciaio stesso afferma di essere consapevole di avere pochissimi meriti, di non essere di famiglia nobile, anzi di essere un poveretto, di aver compiuto però più azioni riprovevoli, di avere pochissima cultura e di fatto di saper amare, leggere e scrivere. E dimostra, diciamo, perfetto, sei proprio l'uomo che fa per noi, perché mentre sei alla testa del popolo non è più cosa da uomo colto, e per bene, ma da ignoranti e infami. E quindi, diciamo, c'è anche una sorta di cinismo rispetto alla vita politica.
musica contemporanea. E comincia una donna, fra la donna e San Sicilio, che si cimentano in diverse prove per appunto dimostrare a Lemos di essere ciascuno di sé di regno. E interviene anche il coro fra le cavalieri ateniesi, soprattutto nella commedia, che ricorda contro Paflagone le accuse più gravi che dal punto di vista politico si potevano muovere contro Cleone. Quindi c'è l'accusa di malversazione, la corruzione, traffici mercantili illeciti, nel caso mesotracico, insomma tutta una serie di azioni negative che Cleone aveva compiuto. E la contesa fra i due di fatto occupa tutta la commedia. Abbiamo un solo momento di pausa che è dato dalla parafrasi. La parafrasi è un momento di completa rottura della quarta parete, perché i correnti depongono le maschere e il capocoro si rivolge direttamente agli spettatori, riflettendo senza un rivestimento comico sul tema importante della commedia che è stata presentata. Ecco, nel caso dei cavalieri la parafrasi è ripartita. All'inizio Aristofane riflette sui suoi esordi poetici e appunto rievoca anche quelle prime due commedie che hanno fatto rappresentare sotto questa nome. Poi riflette sulla mutevolezza dei gusti del pubblico, che spesso quando un poeta è vecchia non lo seguono più, preferiscono la nuova stella nascente. E Aristofane si augura di non fare la stessa fine, anzi di cogliere una piena vittoria, e la prima parte della parafrasi si conclude con un auspicio anche autoironico, perché Aristofane scrive: ecco, per tutte queste ragioni, perché è stato saggio e non si è precipitato a dire sciocchezze, fategli un grande applauso e accompagnatelo con 11 colpi di remo e con il fausto clamore dell'Enee, perché esca vincitore, secondo i suoi intenti, e raggiunto nella fonte lucida. Quindi c'è anche questo riferimento appunto alla stempiatura e un augurio di uscire vincitore. Ecco, la parafrasi poi si sposta dall'aspetto dell'agone poetico a quello dell'agone politico, possiamo dire, perché Aristofane rievoca le battaglie navali e terrestri in cui gli ateniesi di un tempo si sono ritrovati di gloria e guadagnano la preminenza su tutta la Grecia. Quindi parla ovviamente della storia persiana e afferma che l'epoca d'oro è finita con l'avvento in politica di Cleomenito, che altro non è che il padre di Cleone. E questo qui per primo ha chiesto uno stipendio per il lavoro che svolgeva in qualità di stratego. E quindi, diciamo, in effetti non era aristocratico come gli altri, magari dovendo lasciare la concia delle belle, ha chiesto uno stipendio. E questo viene molto criticato da Aristofane, che vede in questo momento i primi germi della decadenza. Ecco, Aristofane, che invece è rappresentante degli Aristoi, pensa che la patria vada servita gratuitamente, diciamo, contro un vitalizio, e con l'obiettivo, che è sempre quello suo politico primario della pace, chiede soltanto, ecco, che gli aristocratici possano continuare a mantenere il loro valore di vita, pacificandosi d'altra parte con il nemico spartano, dopo che le condizioni economiche di tutta la città di Atene, tutta l'Attica, possono migliorare. Ecco, quando finisce la parafrasi, prosegue la contesa fra Paflagone e il Salsicciaio, e in questa seconda parte Aristofane ci fornisce di Paflagone, quindi insomma di Cleone, un ritratto dove vengono accentuati e sottolineati tutti i difetti del suo bersaglio. Allora, Salsicciaio dice a Demos: per prima cosa ti dimostrerò che costui, cioè Paflagone, non ti ama e non ti è fedele, tranne che per il suo motivo che si scalda alla tua pace. Quindi fa politica non per amore dello Stato, non per amore della polis, ma per un proprio tornaconto personale. Quindi questa è la prima cosa che possiamo dire. Poi a te, che hai combattuto contro i persiani a Maratona e con la tua vittoria ci hai permesso di superbire, a te non ci pensa che stai seduto con scomodo su questa pietra. E quindi c'è un riferimento al mito fondativo dell'Atene dell'oro, appunto alla vittoria di Maratona.
ottenuta da quegli stessi spettatori, o dai loro discendenti, che adesso stanno seduti in motoscopo che sulle pietre del teatro. Infatti vi ricordate anche se Siracusa, insomma, non è proprio comodissimo dei gradoni. Ecco, che cosa ha fatto invece? E allora, il riferimento di seduti scomodi sulle pareti, sulle scalinate del teatro, è un espediente che ovviamente serve per abbassare il tono e che prepara il finale, forse un pochino più acuto e farsesco, perché Salsicelli dice: io invece cucino per te un cuscino e te lo porto, così ti dico comodamente, non consumare le tue chiappe di salamina. Quindi ci sembra un riferimento alle battaglie delle guerre brasiliane, diciamo, ma io sono più bravo, io ti ho fatto il cuscinetto. Ci sono anche diciamo altre tratti della politica peruviana che vengono messi in ridicolo. Per esempio, a un certo punto Paflagona, nel suo tentativo di mantenere il favore di Demos, dice a Demos che un oracolo gli ha detto che un giorno lui avrà una paga di 5 lire al giorno, anziché 3 per fare il giudice, quindi promette un aumento degli stipendi per i funzionari dello Stato, e poi gli promette che un domani il suo dominio si estenderà fino in Arcadia. Questo ovviamente è un riferimento all'interventismo con Trans di Cleone nella guerra contro Sparta, che vorrebbe avanzare fino, diciamo, a dominare tutto il Peloponneso e a trattare sempre peggio gli alleati della Lega Peloponnesia, sconfiggere Sparta, la Lega Peloponnesiaca, imporre a tutti tributi elevatissimi con cui pagare gli oboli sempre più elevati al popolino, che così lo manterrà a potere. E quindi c'è un piano di demagogia che Aristofane, in maniera molto acuta, riesce a mettere in evidenza. Ecco, lo scontro si risolve come già noi sapevamo dal principio, perché appunto Demos e Nincia ci dicono: ah, lo sconfiggerà solo con 9 giorni lunghi, costui è il salsicciano, no? Quindi, come noi sapevamo, lo scontro si risolve a tutto favore del salsicciano. Per cui c'è un ribaltamento dei ruoli, perché Paflagone andrà a vendere salsicce tra gli impiegati e le prostitute, che quello diciamo prima Salsicciario, e Salsicciario diventerà servo preferito di Demos, come fino ad allora l'ha fatto Paflagone. Ecco, a questo punto l'azione sarebbe conclusa, però appunto secondo quella struttura di partita e insomma per un po' asimmetrica di cui vi parlavo prima, in realtà la commedia continua per un altro centinaio di versi circa, e in questa appendice finale viene descritta trionfalmente la palingenesi di Demos. Ecco, Demos era un vecchio, stava incoronato su casa di disgrazia. Il salsicciaio cosa fa? Fa una specie di magia, è come una sorta di Medea buona, lo mette a bollire in un calderone, poi lo tira fuori, ringiovanito, risanato, e lo presenta al spettatore dicendo: ma guardate qui c'è Demos, bello e giovane, come era quando franzava con Aristide e Miziade. Quindi di nuovo riferimento ai politici giustissimi di un tempo e al momento delle guerre brasiliane. E quindi i simboli etici e unitari dell'età d'oro della politica inglese. E poi dice: ecco, qui è splendente del costume antico, e quindi proprio anche dell'abito, un ritorno all'antico, profumato di pace e non di processi, quindi appunto basta con questi processi che sono una mania per pagare con gli obblighi le persone che devono sostenere il Cleone, e invece sì alla pace con i peloponnesiaci. E il coro dei cavalieri è ammirato, stupefatto, saluta Paflagone come re degli Elleni, e che riconosce che finalmente le sue condizioni sono degne della città di Atene e della gloriosissima vittoria di Maratona. E la commedia si chiude con una promessa di prosperità ulteriore che viene simboleggiata dall'ingresso sulla scena di alcune fanciulle che rappresentano le tregue. Quindi questa idea della tregua con Sparta che contribuirà ulteriormente a migliorare le sorti del popolo ateniese. E, quindi vedete, c'è in questo caso
Ascesa del vino, questo sempre per riprendere il concept del Linda, che riguarda un po' tutti i personaggi, sempre su un duplice piano, quello della commedia e quello della lettura politica della commedia stessa. Allora, Paflagone esemplifica la parabola, il percorso dall'ascesa al declino, perché era il servo preferito e si ritroverà invece. E con lo stesso modo, fuori dalla commedia, sono interpretando dal punto di vista politico questa sorta di Paflagone, dico Cleone, almeno nelle speranze di Aristofane, finalmente cadrà dal piedistallo su cui aveva ingiustamente rissato la vicenda di Pino e tornerà nei bassi fondi, tornerà nel dimenticatoio, appunto nella sua azienda di conciatura della pelle, come è giusto che sia. Ecco, per contro, ci sarà questo personaggio misterioso, questo salsicciario, cioè questo politico ancora peggiore, che sì, è ancora peggiore di Cleone, perché questo detto con un po' di rassegnazione, con un po' di realismo, con un po' di cinismo, ma che va comunque bene se serve a liberare la città di Atene da Cleone. E dopo abbiamo Delos, che va dal declino all'ascesa. Ecco, in effetti il finale da questo punto di vista è quella appendice finale, è vero, se voi leggete tutta la commedia sembra un po' slegata dal resto, cioè sembra in effetti proprio l'azione si conclude e c'è questa celebrazione della palingenesi che, diciamo, era già implicita in quello che succedeva prima, però è molto importante che venga esplicitata proprio perché appunto così si sottolinea il messaggio politico della tragedia, cioè senza Cleone il popolo ateniese rinasce. E per effetti, allargando il discorso, così proprio per concludere, alla visione politica complessiva di Aristofane, almeno così come possiamo ricostruirla dalle sue commedie superstiti, ecco, non possiamo collocare l'ascesa e il culmine della potenza ateniese, della buona gestione della polis, questo l'avete intuito anche voi, in quella generazione delle guerre persiane che appunto hanno forgiato il mito dell'Atene. Quindi l'ascesa è già compiuta, il culmine è da collocarsi nel passato. Nel presente cosa c'è? La decadenza e le conseguenze di questa decadenza che ha condotto alla rovina dei costumi, alla carestia, ad una guerra di oltranza che in realtà danneggia e impoverisce la città di Atene e a questo governo scellerato dei democratici radicali che altro non fanno che demagogia. Quindi ascesa e declino in realtà stanno nel passato e nel presente. Nel presente ci sono le conseguenze di un declino che nei tempi di Marcone e di Aristofane si è già verificato. In futuro è possibile una nuova ascesa? Sì, quindi anche in questo caso, un po' come in Sofocle e in Euripide, dopo ascesa e declino abbiamo in qualche modo di nuovo risollevarsi delle sorti del protagonista, quindi in questo caso della città di Atene, sì, però deve verificarsi una palingenesi, cioè quella palingenesi che Aristofane descrive in questi termini fantasiosi e che attribuisce al salsicciario, dovrebbe verificarsi anche nella realtà. Io penso che sia significativo che la persona a cui va il merito di questa palingenesi, cioè il salsicciario, di fatto non abbia un referente reale però nei personaggi sulla scena politica della fine del V secolo. Un po' come se Aristofane desse un suggerimento anche comico, divertito, funzionale per la sua commedia, però se poi nella realtà non sapesse bene con chi identificare questo personaggio salvifico. È molto efficace quando si tratta di screditare i fatti di Pino, quindi c'è il personaggio di Demostene che ricopre un ruolo piccolo nella commedia ma molto importante dal punto di vista dell'interpretazione politica del testo. Appunto, diciamo che rimane il dubbio su quanto in effetti Aristofane creda nell'esistenza di un vero salsicciario, e poi non dobbiamo dimenticarci questo processo di rinascita che comunque è salsicciario e anche lui il demagogo, peggio ancora di Cleone. Quindi
forse Aristofane conclude, almeno in questo caso, con un messaggio che in apparenza è del tutto positivo, ma che ci lascia qualche dubbio, appunto, se analizzato un pochino più da vicino, perché in realtà questa rinascita, se mai sarà possibile, sarà comunque possibile a carissimo prezzo, perché appunto ci si consegnerà ad un politico ancora più giovane. Questo era il tutto su Aristofane. Io credo che il concept individuato da Linda appunto sulla scesa e il declino effettivamente costituisca un bel punto in comune tra le tre opere che abbiamo analizzato. E se voi avete tempo di leggere o di rileggere effettivamente alla luce di questi concetti, tre opere anche molto distanti, molto diverse fra loro, insomma, spero di averle illustrate nel corso di questo ciclo di conferenze, in effetti sembrano poi messe tutte un pochino in ordine e sembrano afferire tutte allo stesso tema, appunto della mutevolezza della sorte. E allora io con questo vi ringrazio e spero che appunto aderiate numerose, più numerose possibile, insomma, ecco, viaggio a Siracusa, cioè in modo che anche quest'anno sia possibile andare a teatro e vedere le nostre altre produzioni. Grazie.